aglio in spicchi, sì, eventualmente da levare dopo che è pronto tutto, e olio extravergine d'oliva e poi pomodorini pacchino tagliati in quattro, lasciare sbollentare al punto giusto, e un pizzico di sale, ed ora iniziamo a mettere i filetti di tumbarello. Rigidamente dalla parte anteriore, si lascia cuocere a fuoco medio il tumbarello. Quando prende cottura sarà girato l'altro verso. Tutto il sapore del tumorello si trasferisce piano piano sul fuoco. Iniziamo a preparare il prezzemolo. Prezzemolo pronto per la parte finale del cuocimento. Si tirano i filetti del tumbarello e si poggiano ora sul fondo della padellina, senza aver paura, in modo che questi mantengano la loro integrità. Questo. Adesso fra un attimo butteremo la pasta integrale Barilla Babette numero 13 con un tempo di cottura di circa 8 minuti. È arrivato il momento di spegnere il sughetto, come vedete dalle immagini ha assunto una buona colorazione. Si può... far riposare senza cottura e aggiungiamo, per dare un tocco di mediterraneo, il basilico rigorosamente tagliato a mano. Mai utilizzare le lame per tagliare il basilico. In questo momento il supporto, il sughetto è pronto. Possiamo anche coprirlo e attendiamo. Scusa, lo leviamo e lo facciamo riposare. Dalla base li separiamo un momentino per preparare il condimento della pasta, poi li riaggiungeremo come decorazione per non farli disfare, diciamo, per condire meglio la pasta.
lasciare un pochino di acqua sul fondo. Perfetto. Per la mantecatura. Un po' più al dente per permettere una buona mantecatura. Si aspetta un attimo per far prendere calore. Come scompare la cueca sul fondo, la mantecatura è completata. Si spegne il fornello. Completa l'impiattamento. Bene, buon appetito. Buon appetito con questo piatto di mare, i famosi spaghetti al tubarello.